Ciao a tutte ragazze, allora tanto tanto tempo che non filmo, mi perdonerete per questa assenza un po' ingiustificata o giustificata, vedete voi, scusate l'angolazione, ma è sera, sono le 7:20 e non riuscivo a trovare un modo perché sotto qui, da questo lato non c'è luce. Non ci fate caso ai vestiti che ci sono qui, non fate caso alla mia faccia distrutta, perché sono distrutta veramente. Tra l'università, il corso estetista, mi sto uccidendo. Quindi non ce la faccio. Va bene, bando alle ciance, questo sarà un video tag. Tin 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 tin. Vabbè, momento a parte. Prima domanda: per quale trend autunnale sei più entusiasta? Allora, devo dire che mi è sempre piaciuto il rock o comunque dark, massiccio, queste cose qua. Quindi sicuramente quegli stivaletti che vi ho fatto già vedere in un precedente video che ho comprato, e casomai me li metto qua, mi piacciono tantissimo, a carro armato, grossi, neri, sotto i leggings, sotto i pantaloni neri lucidi, quindi questo stile rock preponderante mi piace tanto. Trend, che ci sta più? Forse questo, per quest'inverno, mi piace molto. Prodotto beauty preferito per l'autunno. Credo che l'autunno sia contraddistinto da colori scuri, che probabilmente non si adatteranno molto a delle carnagioni chiare come la mia, però devo dire che ci sono due colorazioni, parlo di rossetto, che mi piacciono particolarmente. Ve le voglio far vedere, qualcuno già l'avete visto. Uno è il rossetto della linea Kiko, questa vecchia linea che ce l'ho da tanto tempo, il numero 88, ed è un rame marroncino bruciato, lo vedete, ma sulle labbra è qualcosa di troppo 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 bello. Questo quindi è un qualcosa che va sul rame, sul fuoco così bruciato. E questo qui, che in realtà è della Deborah, una vecchia collezione, il numero 761, che secondo me non ci sarà più in commercio, infatti per metterlo devo prendere il pennellino, a parte che è finito, però è probabilmente un rosso sangue, un rosso cupo, molto scuro, un bordeaux. Madonna, che profumo che c'avevano prima i cosmetici. Lo adoro. Comunque, questo colore qui del rosso sangue, rosso cupo, bordeaux, quindi sicuramente questo. Terza domanda: smalto preferito per l'autunno? Ecco, sapevo che mi dimenticavo qualcosa che non prendevo. Smalto preferito per l'autunno. Allora, prima di tutto ci sono colori chiari e colori scuri. Il colore chiaro che mi piace per l'autunno è un qualcosa o color carne come questo. Questo è il Gel Effect di Bella Oggi, il numero 16, Nude Look. E casomai abbinarlo con uno, diciamo, come questo tipo qua, che è sul beigiolino con dei brillantini marroncino con dei brillantini dorati, e questo è il numero 91 di Rebecca. Oppure ci sono quei colori sul violetto, sul bordeaux fango, comunque sempre questi colori che ricordano sicuramente l'autunno. Adesso stanno di là, quindi per non alzarmi un'altra volta, che sono pigra, ve li ho detti a voce. 4. Bevanda preferita per l'autunno. Allora, 3 anni fa il mio fidanzato andò in Inghilterra, spero di andarci anch'io quest'anno.
perché ci andiamo assieme quest'anno, e mi portò della Twinings, delle tisane, due tipi di tisane che io poi sono rimasta fedele, cioè nel senso mi piace troppo, la tisana ai frutti rossi, che io praticamente, vabbè, metto in infusione la tisana. Poi dopo la zucchero con un cucchiaino di miele e poi ci spolvero della cannella sopra. Ragazze, è un qualcosa di pazzesco, vi fa sentire subito l'odore di caldo, l'odore di inverno, di autunno, di freddo, non lo so, mi piace tanto. 5. Fragranza, profumo preferiti per l'autunno. Allora, una fragranza, due fragranze mi piacciono tantissimo, mi ricordano l'autunno, una è la vaniglia e una è la cannella, come ho detto prima, sono sono due fragranze che mi mettono subito calore, mi mettono gioia, non lo so, mi rendono felici e proprio l'odore che si sprigiona mi piace tantissimo. Profumo preferito per l'autunno ce ne sono due. Allora, uno è questo di Avon, nell'Avon Ultra Sexy. È un po' particolare come profumazione, può piacere non. Sì, diciamo che è un po' particolare, quindi la dovreste sentire per poter capire un po'. Allora, questo non lo so, me l'ha dato mia madre. Se siete più brave voi a capire che cos'è, ha questa doppia B sopra, non lo so. Ed è un profumo abbastanza forte, persistente, quindi non so come spiegarvelo. I profumi non sono, non riesco a spiegarli, non mi so spiegare. Comunque, questi due. Quale trend autunnale odi? Allora, un trend autunnale che odio di questo autunno 2014. Sapete che non li so tanto i trend di quest'anno? Forse avrei dovuto vedere qualche video di Nadia. Boh, stampa di Maliere, forse. Il troppo non mi piace, o comunque avrete visto dai miei video che sono pochi gli indumenti che ho con la stampa di maniera leopardata, cose non mi piacciono tanto, quindi solo qualcosina, c'ho un top e basta. Non so, un top ho solo, quindi direi questo, la stampa di maniera non mi piace. Settima domanda. Da cosa ti travestirai questo Halloween? Allora, Halloween purtroppo è passato, quindi questo video lo vedete dopo Halloween. E mi sono travestita semplicemente da una strega sbarra futurismo. Non era una vera e propria strega, non ho il cellulare. Comunque, praticamente era un verde chiarissimo sulla palpebra. Nella parte della piega un violetto misto al nero e verde smeraldo. Qui una linea bianca e qui un'altra linea violetta che scendeva verso il basso e verso l'alto, creando un po' una sorta di ala qui. E netto il colore qui, una linea netta di colore sempre viola che riprendeva questa mezzaluna che avevo creato qui sopra. Sulla palpebra mobile, quindi sul verde, avevo posizionato dei brillantini violetto. E poi, e basta, un po' sfumato il violetto qui sopra. Qui fatto appunto il contouring sempre con questo violetto. E sulle labbra un rosa pallido, un rosa confetto chiarissimo, tendente al morto. Mi era venuto in questo modo di travestirmi. 8. Canzone autunnale preferita. Allora, non è una vera e propria canzone autunnale, nel senso adesso la sto provando, non so quando è uscita, è Chandelier di Sia. Quindi niente, questo era il video tag che spero posterò subito. Oggi è martedì, tra mercoledì e giovedì spero di editarlo e di caricarlo sopra. Ok,
YouTube. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!